mi ricorda il sogno della mia vita e il lavoro di tanti, tanti anni con quella cordialità, quell'amicizia, quel feeling assoluto fra le persone, quell'amicizia che avevano tutti fra di loro. E ricordo delle serate magnifiche, quando organizzavamo serate ad hoc, tipo Camaleonti, Dick Dick e via discorrendo. E questa è stata la vita. Specialmente dopo che ho creato il Tiffany, si è creato un ambiente delizioso fino alla fine. Diciamo fino a quando ho smesso nel 2003, ecco. E ho dei ricordi meravigliosi. Diciamo che la mia vita è stata meravigliosa, nonostante i sacrifici, gli impegni. L'associazione nasce apposta per questo, voler riportare la vita notturna di Riva che c'era un tempo e far rivivere bei momenti ai cittadini, perché pensiamo che il benessere di un paese, di un posto, è dettato anche dal divertimento. La gente ha bisogno di divertimento. La clientela che vedo stasera è quella che avevo 20 anni fa. Ecco, ci sono tanti che mi salutano, le signore mi baciano ed è piacevole, veramente. Beh, più di così cosa posso dire? Tutti sono felici, la gente balla, si diverte. Meglio di così non si poteva fare. Questo è un simbolo di serata che può servire anche in futuro, perché Riva ha bisogno di quel piacere, quel divertimento, quel passare delle ore notturne. Ecco, questo è il mio sogno, che venga in avvenire studiato un progetto che sia valido per questa città. Non solo per i rivani, anche per i turisti e per tutta la gente che viene da fuori, come è successo nel passato. Devo per forza ringraziare tutti i miei collaboratori, Nicolas Montagni, Luca Busato, che noi tre insieme siamo riusciti a realizzare questo bel progetto, e soprattutto tutti i volontari che ci hanno sostenuto, gli sponsor, i collaboratori agli stand, tutte le aziende locali ci hanno sostenuto e ci hanno portato a fare questo progetto che è meraviglioso e speriamo che si ripeta nel tempo. È bellissimo, spero che ne rifacciano delle altre. Bella, diversa dal solito, e è un'opportunità anche per conoscere gente nuova. Uguale anch'io, la penso come lei proprio, una bella serata, tanta gente. Abbiamo notato che nonostante sia anni 70, 80, 90 ci sono anche tanti giovani. Abbiamo anche la musa questa sera, tra due giorni saremo sul giornale, ma va bene, no? Gli anni più belli, quelli che avete vissuto. Sai, bisogna fare tanti mesi. Esatto. Tutti i mesi, bisogna farle tutti i mesi. Serata meravigliosa a ricordo del nostro Tiffany. Riva del Garda ne ha bisogno. Vai. L'esito della serata è sotto gli occhi di tutti, abbiamo qua un sacco di gente che balla e si diverte. Io credo che sia una serata assolutamente da ripetere, sicuramente la location lo permette, una delle poche location che sono rimaste ancora operative, quindi sarebbe bello riuscire a sfruttarla anche in futuro, magari il prossimo anno. Un appuntamento all'anno sarebbe il top. Remember Tiffany forever!